romanzo, quindi vuol dire che io sono nato comunque con il romanzo horror, come voi sapete, precisamente con quello paranormal inerente inizialmente, ed è per questo che ho scelto comunque di tramutare il mio stile, e più precisamente la mia corrente, verso quello che è comunque il genere poetico. Le poesie sono diventate la mia vita giorno dopo giorno, ho imparato comunque a riversare all'interno i miei sentimenti, le mie sensazioni, le mie rabbie, i miei dolori, un farmaco, cioè anestetico. Sono ancora insoddisfatto perché ho detto, a me sembra, ma non per sua ignoranza, bensì magari per una capacità mia di non sapermi esprimere, in quanto mettere in discussione, e la cosa che ho detto è stata, cosa che attraverso poche righe, poche frasi, poche parole, riesca a tramutare al prossimo e di voler trasmettere al prossimo quelle che erano le mie sensazioni, le mie emozioni e i miei sentimenti. Ovviamente io non sono un aforista, come dire, il primo aforista sulla faccia della terra. Facendo un excursus storico potremmo fare riferimento a tanti personaggi importanti, sia della letteratura che della filosofia. Per esempio potremmo fare riferimento a Nietzsche e Schopenhauer, che sono i filosofi più importanti che conosce puramente filosofica. Mentre dal punto di vista letterario, per esempio, abbiamo altri personaggi. La professoressa Rachele Noia del liceo insegna italiano, potrà benissimo, ecco, testimoniare e dire. È rapido da dare al pubblico, quasi come un insegnamento, un consiglio, un pensiero, perché gli aforismi sono semplicemente questo, un pensiero che si disaccordo, può dire io mi trovo con quello che tu hai detto, non mi trovo perché dal mio punto di vista penso l'opposto, quindi ed è per questo che all'interno, diciamo, contengono anche un insegnamento morale molto forte, cioè che poi porta alla discussione con quello che è il poeta o che è lo scrittore. E a curare la prefazione di quest'opera è stata la professoressa Maria Senatore dell'Università degli Studi di Salerno, che è una professoressa che io stimo moltissimo perché è sempre stata molto vicino a quelle che sono le esigenze di noi studenti. Infatti mi dispiace oggi che non sia qui perché avrei voluto molto che lei ha scritto. Evidentemente tra noi due c'è stata sempre una sintonia molto forte, infatti andiamo molto d'accordo, ed è per questo che ho scelto anche lei proprio per la prefazione di questo volume, ma anche perché lei, essendo comunque inerente alla gestione del settore bibliotecario, è comunque vicina anche al mondo librario, quindi mi sembrava giusto fare questa scelta. E vorrei leggervi proprio la prefazione della professoressa per farvi capire anche cosa contiene questo volume. Alcuni mi portano il riso sulle costanti. Da una parte l'immagine di qualcosa di scritto, dall'altra un'idea. Già dalle prime battute si respira una maturità dei pensieri ed una freschezza dell'anima, eventi, azioni umane, anche quello di fornire, attraverso brevi e sintetici accostamenti linguistici, la dimostrazione della validità di un modello consolidato di espressione. Questi aforismi, infatti, raccolgono e ricompongono una serie di dati interpretativi, affatto slegati dal mondo circostante, anzi parte integrante di un percorso di maturata meditazione interiore e significativa elaborazione culturale. Amicizia, passione, delusione, dolore diventano temi ricorrenti, espressioni di un appassionato trasporto intimo intenso verso i sentimenti, le umane frustrazioni, le infinite e non sempre costanti possibilità offerte dalla coscienza di rivivere momenti e situazioni diverse, per tempi e modi, ma molto vicini a quelle che trovano spazio nelle esperienze quotidiane a noi più familiari. Alcune riflessioni, infatti, vengono dal desiderio dell'autore di comunicare ad altri quanto sia importante offrire valori e valori, rendersi un dovere, accettarsi una possibilità, perdonarsi un obbligo. Questo è il mio aforisma che la professoressa ha preso proprio per fare riferimento a questa qualità. Un approccio attraverso l'uso semplice della riflessione, anche filosofica, in quanto, assaporando all'unisono i piaceri e i dispiaceri della vita, si apprende di essere umanamente fragili. Questo è il secondo aforisma. Ciò dimostra una costante ricerca che coinvolge il quotidiano nel suo precario contatto con la natura e le incertezze umane, la caducità dell'esistenza. Paralizzati dalla routine quotidiana, non disponiamo di tempo sufficiente al contatto con il mondo che ci ospita e ci nutre.